Iscriviti al canale. Andiamo a vedere il Totoschita. Fra l'altro in Lobby C c'è un duello incredibile tra Son Goku e Benito. Allè. Ok. Tutto skillato con Flugel. Fallen Angels e Eroico con Kyriel. E... va bene, vedo Eroi. Costi T, ma che cazzo? Perché hai fatto reatto? Costi T, io ti fa voto per te. Ma che è sto schifo? Vabbè, dai, ce la puoi fare. Dark Knight che fa? Ti prego cambia, che la volta scorsa ho fatto 2 ottavi su 3. Io credo in te. Quando Benito organizzava i tornei arrivavano in orario. Giusto. Bob è forte 2 volte nel tuo lobby. Hai infatti fatto un primo e un secondo. O forse sei tu scarso, Ostacchio. Come va là fuori? Secondo te ci stava il Freeze qui? Poteva fare Freeze, per gattino sì. Compro gatto, vendo gatto, compro pezzi, compro Murloc. Non dirlo agli altri. Sì. Boh, è un po' conservativa come move. Tanto costi, ha trovato il pezzo buffato T1. Ma c'è già vittoria in tasca. C'ho già la vittoria in tasca. Ho delle reclute fresche per te. Vedi, è un po' questo il problema del non frizzare gatto. Che mo sei in una situazione un po' del manga. Ha venduto il Murloc. Allora, questa è una strategia che ci può stare. Diciamo che giochi tempo secco. Madonna, level up aggressivo di Fallen Angels. Giochi tempo fino a che non arrivi da Combian. Ci può stare. Buona battaglia. Tanto qua ha beccato il level up. Fallen Angels è coraggioso, Un povero gattino. Chiaramente questa strategia la fai se non sei fortunato e te non te lo rimuovi. Sembra meglio avere qualche servitore da giocare. Ecco qua, forse però io avrei comprato 3-5, ci avrei tenuto pesky, perché così ti ritrovo in quello spot di mezzo che non va adesso. Hai un giudizio rispetto a questa cosa? Ti assicurerò che questi rimangano qui per la prossima. A che ti servono le cuffie? Infatti. Cosa stai mangiando, Guri? L'acquetta della macedonia. Non dirlo agli altri. Che schifo. Faccio il tifo. C'è famissima! Oh, sì, lo vede, c'ho questo. Ah, ok. Si butta via niente. Ti pazzo. Ok, turno 4000 house. Non benissimo. È buonissimo, no? È buonissimo. Delle reclute fresche per te. Ancora contro Costi T. Ora vediamo il signor Costi se ha trovato l'HP potente in tanti turni oppure no. Però è indeciso se prendere Peole. Per questo fight ci poteva anche stare, però avrei fatto come lui. Cosa si fa con Ciccia e tra i gattini? Davvero, Woody, se mi guardi perdo? Ma faccio il tifo per te. Tutto... Cioè, così dice la chat, ma la chat ovviamente mente, dai. Non puoi perdere, Totò. Vai Costi! 100% per sì! Che player, che giocatore. Facile, è il buddy, eh. Noi dobbiamo ancora aspettare. La battaglia in fuori.
È un peccato chiaramente farla, perché spot de merda che qui sei trovato. Se compro boh, Idra. No vabbè, prende Mateona è ovvio. Cioè di dei prende Mateona un po' fatto. Mozzo, vendi, prendi Murloc. Sì, ho il Murloc con la 5-4. Però direi che sia mozzo vendo compro. Dipende che Murloc esce. Perché... purtroppo non sei full Murloc che ce cioè, ne hai full Murloc, quindi un po' di problemi lì ci sono. Non è proprio il massimo. Se... una moneta d'oro in più. Peschi. Ci sta, poteva anche giocare più greedy, non so cosa se gli ha fatto le tripe in faccia. Poteva anche giocare più greedy e non prendere il demone 5-4, prendere già peschi e per il prossimo turno livellare e comprare altre Era bello forte qua demone. Eh, demone è fortissimo, sì, è vero. Costi TT più forte di Woody, assolutamente. E vedi, bello forte però non serviva una ceppa. Non so se poteva leggerla, eh. Bad Buddy al 97% gli arriva. Bad Buddy non gli serve niente. 99. Gran bel lavoro. Mantieni la pressione. Attenzione, look out. Buono. Totò, qui è uno spot comunque non facile perché ancora non è forte. Rischia di subire 15 qui perché è già contro Goof. E qua Goof potrebbe essere molto forte. Qua secondo me l'unica cosa che sta sbagliando Totò è che sapeva che c'era Goof, che c'era Zap nella board lì, quindi poteva attaccare prima con il demone e fare una play incredibile. Adesso gli spacca il demone. Non si è abbaffato, avrebbe ucciso quello là. Incredibile. Non toglie più, mi confermi che hanno cambiato Cinder e non toglie più i minion dalla void, stevi con il buddy? Questo non lo so. Quattordici. La battaglia in là fuori. Spot difficile, l'ho detto. Vai, vai. Ancora deve muoversi anche. Allora, questo è buono da farci il buddy. Mi lascio appena triplato. Simpatico. Qua deve fare lookout, bro, lookout. Il buddy che cos'è che fa? Mm? Il buddy del Murloc che cosa fa? Fa? Mette in taverna tutti i Murloc della taverna. Quindi se ci sono dei taverna 4 prende dei lookout. Ok. Questo è il buddy. Ula. Ah, che buddy shot. Te va bene? Chissà quali saranno le conseguenze. Attenzione. Più forte, ma combatterà sì. Vai mio campione. Adesso inizia, eh? Se non... sì, qua ha sbagliato, non ha buffato in saluto, no. Ninja, però... turno è fortissimo, eh. Turno di Totò è stato fortissimo. Bravo, qui. Va detto, qui, è stato bravo, l'ha gestito abbastanza bene. Non deve... poteva fare qualcosa di meglio, ma l'ha chiuso il torneo, quindi... se non muore... 99, no. Bravissimo. Bravo, qui si è messo in uno spot... potrebbe farlo vincere. No.
aspettare. Ha trovato Bran, va detto, ha sculato, però... No. Chiaramente chiamato. Sì, sia Bran che tipo che da veleno. Vabbè, però facciamo finta di niente. Entra. Ah, chiamati entrambi, allora ci sta. Sua è pura abilità. Mi piace il tuo modo di pensare. Ah, sono andato a vedere. Sfida finale? No, contro il mio, no! No! Qui vediamo... Che disastro! Ma guarda, adesso cicla, fa cose, bam, bam, bam. Vai, vai! Plato, vai. Ancora, trovi Bran. E quanti Bran ne vuoi, scusami? Gorgogli... Oh, mio Dio. Vai. Oh, mio Dio, quanti lookout sono quelli. Ah... Io te l'ho detto che avevamo in late game. Tutto ha skillato vero, sì sì. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Maion, che dolore, Costi. Grazie, Budi. Che dolore, incredibile. L'ha messo il capetto? Vai, sai. L'ha messo. E il freezer non mi piace qui, però. Non è ancora finita. Grazie. Ma sì, adesso ci chiederà Murloc in fine. No, vabbè, che ingiustizia questa. Ah! Ah, però guarda, potrebbe pareggiare, eh. Dai, cazzo, Costi. No, si deve attaccare tutto a destra, che le porcherie a destra, dai. Costi. Sei stato eliminato. Budi, Budi, Budi. Ottava posizione. Non sei stato eliminato. Ti puoi, puoi ancora tornare a fare delle grandi partite. Ho fiducia in te. Bravo, Totò. Bravo, Totò. È vero, ho fiducia in Costi, mi spiace. Quello mi è piaciuto sto turno perché si blocca la board mettendo quel pezzo, è un po' inutile. Infatti non avrei freezato lo shop. Avrei messo per ultimo quello. Ci sta, così ci sta. Ah, sì, sì. Vuole dare veleno a tutto, giustamente. E lui è più avanti, il suo maestro. Chi è il suo maestro? Io. Ah, ok. Buona battaglia! Mamma mia, questo zap è potentissimo. Attenzione però, eh. A Totò, che non lo vedo molto benissimo. Sto scudo vergognoso, vergognoso, Gaeon. Questo è citare, eh? No, dai, scudo di nuovo su Zap, ma che sei, eh? Che è sta cosa? Sei una vergogna, GV. Ma fa 4 trade gratuiti, quindi. Ma scusa, ma hai preso un 2% di win. Un 6% di win. Cioè, che è sta storia, oh? Vince il più skillato. Totò skill. Quanti anni ha preso il gioco? Aveva 30 punti vita, ne ha presi 36. Ma infatti aveva 30 vite. Meglio soldare una recluta finché puoi farlo. Aion. Ma quante notifiche di Discord ti stanno arrivando? Ma che ne so, proprio che io sto facendo vedere i miei... Perché ho sbagliato, cioè... Non capisco perché ce l'ho attive le notifiche di Discord da qualche parte qua. E ci sono dentro tutti quei gruppi, che cazzo. Qui dovrei uscire. And effect... Sì. Che non seguo neanche più, quindi non so. Hai abbandonato? No, non ho abbandonato, no.
di gruppi che non seguo, ecco. Ah, ok. Che si prende qui? Io voglio vedere Shadowrock. Ha fatto 6 triple. Ha legnato 36 danni. Quello di Kariel è quella che è. Cioè, non è neanche così male, ma... No, vabbè, ha clivato... Cioè... come ha fatto a clivare le spore con un pezzo che manco c'aveva? Bravo. Vabbè che qua è a stare avanti, però il colpo è... pazzesco, ma è pazzesco, è stato skillato davvero. Siamo a livelli di skill che guarda. Qui è un gran livello. Vabbè, qui non si avviva, però. Però mi è piaciuto. Ah, non si vedono più le percentuali. Avete ragione. Non so io, però. Vedete le notifiche di Discord. Adesso ne usciranno 3, secondo me. Ma secondo me c'è un gruppo in cui non ho disabilitato le notifiche, quindi mi capo. Però ci sai fare. Sono usciti 3. Un servitore in meno, una moneta d'oro. Sono usciti 3, sono rimasti in 3. Jebon, Toto skillato e batti. Dico sempre, fai le cose in grande, che comeback, Qui va detto, fatto un comeback. Quel turno gigante è stato gigante. Giusto. Quanta scelta, guarda. Vai, vai. Ormai abbiamo vinto. Grande Totò. Perché ha vinto? Guarda che bordo. Guarda un po' però. Ha un 36-112 con veleno. Però non ha vinto. Cioè, nel senso... qua più o meno le bozze sono più o meno simili. Anche. Il problema è che, secondo me, Shadow potrebbe avere degli amalgadoni. Confermo. Ok, allora andiamo al Gadoni. Ci dice gioca. E tra andare 6-6 triple, insomma. Ma è Murloc maggiore di Amalgadoni. Sunlaus è leggermente indietro. Però aveva due triple. Leggerissimamente indietro. Comunque vedi, qui partita 2-12, che cazzo. Mi sembra un po' più veloci, puliti. Oh. Gran bel lavoro. Mantieni. Eccola qua la finale. Baron. Non so se ha senso prendere questi bei giudici. Oh mamma mia. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Oh. Dovrebbe giocare ancora per un quarto, per mezz'ora. E mentre ti faccio un commento totalmente di quale del torneo, mi è appena arrivato un video di un anime con sottofondo musicale la musica del Gabibbo. Proprio splash. Papà. Non male. Mi ha consigliato l'altro giorno un anime mio fratello. Che è un anime la cui trama è questa. Ci sono questa, c'è cioè questa organizzazione criminale tipo Yakuza. Sì. E
ci sono dei tipi che fanno qualcosa di male, insomma, sbagliano, eh? E vengono puniti. Vabbè, sopra cost. Vengono puniti diventando. Sono obbligati a diventare delle idol. In tutto e per tutto, eh. Fanno proprio l'operazione per diventare anche donna e. Ah! E questa è. E poi c'è la storia di questi che sono dei tipo criminali idol. sono. E non l'ho visto, devo dire. Come si chiama? Non lo so. Ah, beh. la trama sembra incredibile comunque.